è stata un flop, perché l'hanno gestita bene, cioè, però dal match in poi hanno, cioè, è stato un flop l'esperimento Charlotte, è stato un flop assurdo reagibile, mamma mia, cioè non avevo mai pensato che Charlotte sarebbe stato un flop ad NXT, veramente. Prima di tutto mi sarei aspettato un regno molto più lungo, ma molto più lungo. Io non mi sarei mai aspettata una cosa simile, che Charlotte non riusciva a rimbalzare gli ascolti di NXT. Cioè, voglio dire, Charlotte non è Brock, ok, non è Brock Lesnar, che Brock Lesnar appena lo sponsorizzi, le arene si riempiono in una maniera assurda. Cioè, non capisco com'è possibile. Charlotte stava più a Raw e SmackDown che a esattamente, Charlotte era più a Raw che a SmackDown che a NXT. Questa cosa io non l'ho capito, perché con sta wildcard rullo mascherata, è qualcosa che mi gusta. Cioè, non capisco, cioè, abbiamo fatto, hanno visto che è stato un fallimento. Ok, posso capire che è valevole per le campionesse tag team, oppure è valevole per il titolo 24/7, però sinceramente per valevole per tutti, ce ne vuole, a parte che ce ne vuole, però nessuno, cioè, nessuno lo sta inflando, nessuno ascolta, quindi che cazzo l'hanno introdotta a fare? All'epoca, quando l'hanno introdotta, ha aumentato la confusione tra i roster, perché non si ricordava più chi era di SmackDown, chi era di Raw. Non sai nemmeno tu cosa fare. Guardavi la settimana, per esempio a Raw appariva Roman Reigns, il lunedì appariva Raw, martedì non appariva SmackDown, settimana dopo non appariva Raw ma appariva SmackDown, e questo di quale roster è? Non sanno manco loro come devono gestire, infatti ora mi sta cagando, è una cosa che ormai a questo punto fate con il passato, roster uniti, tranne per NXT, insomma, per i roster uniti significa solo una cosa. Cioè, per roster uniti, la sai cosa significa? Che compaiono solo le stesse persone. Roster uniti significa che avrai Braun Strowman sia a Raw che a SmackDown per tutta la settimana, che avrai Raw SmackDown a Seth Rollins, che avrai Raw SmackDown Andrade e Angel Garza. Cioè, capisci, compaiono sempre gli stessi. Per esempio, il nuovo agente che vuole imporsi non comparirà mai, cioè, capisci? Capisci ora come ora, è un, cioè un suicidio, è un suicidio per esempio, è un suicidio ora a proporre una reunion dei roster, capisci? È un suicidio in piena regola. È un suicidio in piena regola, perché tu capisco che c'è il roster di mezzo da tutto, cioè posso capire se la wildcard rule può valere per Raw, perché Raw vale 3 ore, perché Raw e posso capirla se vale per Raw, perché Raw c'ha il roster dimezzato e quindi va bene. Per SmackDown, che c'ha 2 ore, che a stento in 2 ore fanno vedere un episodio della Fight Five Fan Out, un match di coppia, un match in singolo e un match femminile, cioè, e poi il resto mi fai vedere tutti i promo inutili, cioè non ha senso, capisci? Quindi è meglio che i roster restano divisi. Anche così, per esempio, se riuniscono i roster,
Ed è come Gianzino compare nel gioco SmackDown, US Open Challenge ogni giorno faceva. Nei momenti il titolo degli Stati Uniti a quei tempi era diventato come il titolo 24/7 di ora. Lo difendeva ovunque contro chiunque. Vabbè, ok, questo è stato un paragone un po' esagerato, però. Vabbè, comunque io ribadisco la mia idea che non serva a nulla ora come ora la unione dei due roster, anche perché unendo i due roster che cazzo l'ha comprato a fare Fox a SmackDown, che cazzo l'hanno comprato a fare, c'era Fox che l'ha comprato a fare SmackDown, cioè guarda, adesso sono spreco, cioè niente devo fare, cioè tipo finiscono i due roster, fanno capire la nostra volta la notizia come il finale di Alina e Serena, che l'arena fischiava il fin del suo trolling e Jack e Dismac si faceva una grossa risata nel backstage, insomma. Sto pensando a una domanda. Allora, tu fossi un wrestler, ti cavolo di wrestler, no? Se è scaduto il contratto con la, non lo so, qualche federazione, ti contattano la WWE o la AEW, tu che accetteresti? Accetterei nessuno dei due, andrei da qualche altra parte per il semplice motivo perché i W tutti quanti vanno perché vogliono la libertà, trovare più spazio, esatto, a parte che vorresti trovare più spazio, in W tutti vanno là chiedendo la libertà del personaggio, ok, la libertà creativa. Metti caso, tu sei, non sei, non nel senso di una mezza cassetta, nel senso tu sei una superstar di poco rilievo, che ti va là e chiedi la libertà creativa, quello ti fa una risata in faccia e dice, ma voglio vattene a fanculo, cioè. Cioè, capito? Ma ragazzi, vedi dove ne vai, vedi dove deve andare. Per esempio tu per le indie sei una persona famosa, oppure in WWE tu non hai la sicurezza che puoi avere la carriera con una faccia di gestalti in WWE, attenzione, che è una superstar riconosciuta a livello mondiale, gestalti, attenzione, cioè capi, non ne hai la sicurezza, quindi io non accetterei nessuno perché comunque che abbiamo visto che è superstar del calibro di Eric Young, EC3, i Good Brothers hanno fatto una fine di merda in WWE, semplice fatto. Io non accetterei per questo, dovrei fare una fine di merda. Oppure come la pensò bene Sting ai tempi, di non accettare il contratto con la WWE, perché vedeva che tutti i compagni facevano una fine di merda. Anch'io non accetterei, preferirei andare, non lo so, in Impact, in New Japan. Vedi per esempio in Impact, una wrestler da poco rilasciata, gli hanno appurato in un mese ha vinto il titolo. Ok, che a livello di personaggio, cioè, non può raccontare, cioè, non ti racconta quasi un cazzo, però almeno l'hanno valorizzata appena arrivata. Visto che io penso che la Impact a breve perderà un pezzo importante, ovvero Taya Valkyrie sicuramente,
sicuramente proverà a raggiungere il marito John Morrison in WWE, almeno credo. Quindi questo più o meno l'altro sarebbe la New Japan, esattamente. O la New Japan o la Impact, non lo so. Oppure un, cioè sempre in Davide Abri, però chiedendo di restare ad NXT, quello sarebbe un posto adatto, almeno che non dico che devi comparire tutte le settimane, però almeno puoi chiedere per esempio al Booking, bucatemi una settimana sì e una no, cioè, oppure un mese bucatemi una volta. La Raw anche, la Raw non è che la seguo così tanto, cioè non la seguo, cioè non la seguo proprio. Cioè, beh comunque ci siamo capiti, sì, ci sono federazioni interessanti dove tu puoi trovare spazio, ma non federazioni in cui tu ti vai ad opprimere e non trovi spazio. Capisci? Cioè, io voglio trovare spazio, quindi che cazzo me ne faccio che compaiono i live event e cazzi e mazzi, cioè, voglio dire, cioè, non me ne faccio nulla, quello è un in più, cioè, ci guadagni i soldi, capisci? E quello è solo un in più che tu guadagni. Che guadagni nei live event. Tu da dove esci? Ah, è impazzito. Che cazzo fa? E poi dove cazzo lo trovo? Una cosa per curarmi. Spaccare gli alberi. Lo cazzo è? Ah, aspetta. Ah, ma il bot, ma vaffanculo. Pensavo che era quello. Eccolo. No, a posto, non vedo. Ma guarda là, è bianchissimo, mannaggia la miseria. Ovviamente è andato via, dall'altro lato quel cornuto, guarda là. Era di qua. Cazzo ho lasciato, ah. Insomma.
Ma perché non si sta fermo? Vai. Sei migliorato. Insomma, Daniele. Non lo so, sinceramente, faccio schifo lo stesso, cioè. Non perderei i ragazzi di merda. Intanto, però. Cioè. Perdo dei fight. Cioè. Ma guarda, quello si va a cavare nel cesso. Ma no, ma porca questo. Insomma, mi ha fatto cagare in mano. L'ho visto, se non sbaglio. No, non l'ho visto, stavo scherzando. Ah, insomma, fare una 40 parte a quello. Insomma. Oh, l'hanno pushato, insomma. Ma l'avessi accogliuto mezza volta, figlio mio. Insomma. Perché sono al centro safe o no? Insomma, guarda quel cane che sta nascosto là dietro. Ma guarda là, sono chiuso in mezzo proprio a panino, mamma mia. Insomma, che potevo fare io?